La bici che oggi andremo a testare è una Nevi Spinas. L'azienda Nevi è nata nel 1992 e da allora ed esclusivamente specializzata nella lavorazione del titanio. E questa bici è esclusiva perché è una full titan. Questo è il modello Nevi Spinas, le tubazioni sono in grado 9, escluso il tubo obliquo che è in grado 5. È un telaio che unisce sia le caratteristiche già conosciute del titanio, come la leggerezza, l'accuratezza della lavorazione e il comfort. In aggiunta vi è la rigidità. È particolare per questo grazie al tubo obliquo. Il merito di questa rigidità è dovuto al fatto che la forma abbandona la classica sagoma tonda e aderisce invece a una forma più sagomata. Infatti il tubo è a sagoma trilobata. La rigidità è dovuta anche al fatto che le giunzioni col tubo sterzo e la scatola a movimento centrale sono più ampie. Questo permette al telaio di non avere oscillazioni laterali e una rigidità alla torsione del tubo stesso, del tubo obliquo. Quest'anno la massima espressione del titanio è culminata in un oggetto di assoluta eleganza e innovazione, che è la forcella rigida in titanio per le bici da corsa, che si è aggiunta alla già presente nella gamma, la forcella in titanio da mountain bike. Questa forcella è particolare perché è in assoluto la prima al mondo realizzata in fusione in titanio grado 5, 6AL 2,5V. Buongiorno, sono Silvio Mevio, maestro di mountain bike e direttore sportivo a livello strada. Siamo a Chiuduno presso l'azienda Nevi. Oggi andiamo a proporvi a testare il modello Spinas. Va sottolineato che questo modello è interamente in titanio. La forcella è una forcella particolare, un prototipo unica a livello mondiale. La bici è assemblata con un gruppo Durace di Shimano, ovviamente, dai freni alla guarnitura, al movimento centrale, ai pedali, al cambio posteriore, al pacco pignoni. In più abbiamo anche i cerchioni che sono Mavic, le coperture direi molto performanti, sono di Panaracer, il modello Race A. La sella è una Physic, ma come ho detto poco fa, all titanium, quindi è tutto titanio questa bici, oltre ad avere il reggisella, anche la pipa in titanio, e soprattutto è una bici proprio interamente costruita in titanio. Prima di partire con il test, andiamo a vedere un riepilogo della componentistica della bicicletta. E adesso venite con me, andiamo a provare la Spinas di Nevi completamente in titanio o il titanium su strada. Bene, abbiamo provato su strada ovviamente ed in pianura la Spinas di Nevi o il titanium, tutto in titanio. Direi un'ottima bici per quanto riguarda la stabilità, ben equipaggiata, ma soprattutto una bici che sullo spunto è veramente una bomba. Da aggiungere, ben bilanciata grazie anche a questa forcella. Una forcella veramente unica, un prototipo. Bene, dopo averla provata a fondo in piano, la Nevi Spinas All Titanium, adesso andiamo a provarla in salita.
bene, stiamo testando la Spinas Nevi anche su sterrato, oltre che sull'asfalto in salita. Come potete vedere alle mie spalle, un Alfa Romeo AR51 classe 1954. È una particolare R, quindi un veicolo da ricognizione che fu utilizzata nel 1954 al Tour de France come ammiraglia, quando vinse in quel tour il mitico Fausto Coppi. Oggi rispolverata apposta, alla guida c'è Sergio Finazzi, il patron di Nevi, quindi l'artigiano che ha progettato e soprattutto costruito la Spinas. Bene, abbiamo terminato anche il test in salita della Spinas di casa Nevi. Una bella salita, una salita tosta, dura, da rapporto, tanto per intenderci un 34-28. Abbiamo alternato pezzi di asfalto a pezzi di sterrato. La bici si è comportata in modo ottimale sotto ogni aspetto e sulle due superfici. Alcuni aggettivi: elegante, perché la si vede, il titanio così nero, una particolarità di casa Nevi. Elegante, direi, bella, confortevole, perché il titanio è confortevole, ma soprattutto aggressiva e anche cattiva, perché l'ho provata, l'ho anche messa alla frusta sia in fuorisella che in sella, veramente ha dato sensazioni ottime. Abbiamo fatto questa salita abbastanza lunghina e soprattutto pendenza media intorno al 3-4%, che mette in collegamento il versante del lago d'Iseo da Vigolo verso i Colli di San Fermo. Ed ora viene il bello, dopo la pianura, la salita, godiamoci la discesa. L'abbiamo provata in discesa e soprattutto a una velocità abbastanza alta, curve contro curve, direi che anche qui ha superato brillantemente la prova. La stabilità è unica, grazie alla forcella, una forcella veramente molto performante in titanio, frutto di studi approfonditi da parte di Sergio Finazzi, patron di Nevi. Abbiamo terminato il test, il bike test di Nevi, modello Spinas, all titanium, tutta titanio rigorosamente. L'abbiamo provata in piano, sul lungo lago, a Tavernola Bergamasca. L'abbiamo provata in salita, da qui e da Vigolo fino ai Colli di San Fermo,
una salita di circa 10-12 km al 4% e subito l'abbiamo provata in discesa. Il voto comunque è unanime nelle tre prove, è un 10, direi anche un 11 con lode, tutto dovuto alla forcella, una forcella unica, è un prototipo, unica al mondo in titanio ed è veramente la particolarità che dà la stabilità, l'equilibrio, la bilanciatura a questa meravigliosa bicicletta in titanio. Un saluto da Silvio Mevio e arrivederci al prossimo Bike Test.